Viva Palagiano, viva lo sport, viva il calcio. Grazie. Grazie Nico, grazie Domiziano, grazie Salvatore. Uno speciale Polifemo davvero particolare, siamo in quel di Palagiano per un evento, passatemi l'espressione forse anche un po' enfatica ed enfatizzata, un momento storico perché il calcio a Palagiano ritorna dopo 5 anni, infatti questa sera stiamo assistendo alla presentazione ufficiale dell'associazione sportiva dilettantistica Gioventù Palagiano, che disputerà il campionato di seconda categoria. Si doveva partire dalla terza, però poi ovviamente determinate trattative con gli organi calcistici hanno consentito di saltare una categoria e quindi di partire direttamente dalla seconda. Ho al mio fianco l'avvocato Domiziano Lasigna, che è il sindaco di Palagiano. Un momento importante quello di stasera, vediamo proprio l'unione dell'amministrazione comunale con la cittadinanza, con lo sport, con il calcio, con la squadra del Palagiano. Beh, un momento di gioia e di soddisfazione, 5 anni di buio, sorge finalmente la luce. Sì, sì, hai detto bene, abbiamo voluto questa sera celebrare la ripartenza del calcio palagianese, del calcio di categoria, giocato all'interno dello stadio comunale Marco Stea, una struttura che era stata prevalentemente pressoché abbandonata, diciamo, dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo voluto in questi anni ricostruire uno spazio che non sia soltanto uno spazio sportivo, ma che diventi uno spazio sociale, culturale per la nostra comunità, un'occasione di incontro, di gioco, di sport e anche, perché no, di competizione sana a livello ormai, diciamo, regionale, visto che la squadra gioca giocherà il campionato di seconda categoria. Palagiano ha una buona e lunga tradizione calcistica, lo abbiamo visto stasera nell'incontro, nella fusione tra l'associazione Real Palagiano, che si occupa del calcio a 8 con giocatori più giovani, più piccolini, e la SD Gioventù Palagiano, che invece assorbe i ragazzi più grandi e quindi gioca i campionati di categoria. Parteciperanno al campionato provinciale dell'Under 15 e ho visto che sono un gruppo davvero fantastico, giocano un buon calcio, quindi credo che faranno un buon campionato, ci sorprenderanno questi nostri ragazzini. Si è detto non deve esistere una bipartizione, una Real Palagiano e una Gioventù Palagiano, ma deve esistere il Palagiano Calcio. Esatto, lo scopo è proprio quello di riportare in auge il nome di Palagiano a livello calcistico. A noi non interessano le divisioni associative, l'amministrazione è a disposizione di tutte le realtà sul territorio, non solo calcistiche, ma l'esperimento ben riuscito nel calcio guarda proprio a questa unione di due associazioni, di due dirigenti che conoscono e hanno vissuto da anni il calcio palagianese. Il momento della crescita è molto importante, c'è un settore giovanissimi, vediamo, ecco, prego ancora il nostro cameraman Giovanni, vedete tanti ragazzi, forse avranno 15-16 anni, forse anche di meno. Beh, il valore dello sport come insegnamento, come momento di crescita, quindi il valore sociale dello sport, non solo l'aspetto meramente sportivo. Sì, lo scopo è proprio quello, lo scopo è realizzare un catalizzatore sociale, sportivo, per soprattutto i più giovani, perché magari la prima squadra potrà giocarsi il campionato e magari potrà ambire ai grandi risultati, ma la cosa più bella per noi, e mi verrebbe da dire la prima vittoria già importante per Palagiano, è avere queste fasce giovanili che si avvicinano a realtà sportive guidate da uomini e donne che conoscono e vivono il calcio da anni e che possono guidare queste categorie a crescere, ad essere sempre persone migliori. Per concludere, un plauso alle realtà imprenditoriali che hanno voluto supportare questo sogno diventato realtà. Certo, un grazie agli imprenditori, alle società, alle realtà che sono alle spalle di ogni squadra di calcio, in particolare alle spalle del Palagiano Calcio, perché è chiaro che senza una sinergia sul territorio tra realtà amministrativa, tra realtà imprenditoriale
materiali e giovani sportivi non avremmo potuto raggiungere i risultati raggiunti. Viviano Francesco Infante. Mediano, voglio ringraziarlo perché non è di Palagiano, ha accettato la causa, Alberto Zanzarella. Vorrei ringraziare anche lui, perché anche lui non è di Palagiano, è di Massavra, ha accettato come Alberto la causa, Fanelli. E siamo ora con il presidente della SD Gioventù Palagiano, Nicola Lincesso. Beh, presentiamo questa squadra, tanti sacrifici, il supporto imprescindibile e prezioso dell'amministrazione comunale, l'aiuto ovviamente delle realtà, di certe realtà imprenditoriali, uno sguardo importante verso i giovani, visto che oltre che appunto disputare la seconda categoria, voi avete anche una sezione, un settore giovanissimi. Sì, sì, noi diciamo che abbiamo iniziato questa avventura, questo progetto già dall'anno scorso, con svolgendo i campionati regionali juniores. Poi quest'anno abbiamo dato vita appunto alla squadra, alla prima squadra del calcio palagiano, però senza tralasciare i giovani, quindi abbiamo anche una squadra di giovanissimi. E poi grazie alla collaborazione con un'altra realtà sportiva di Palagiano curiamo anche il settore, i settori più piccoli, dei bambini più piccoli. Siamo orgogliosi di questa avventura perché da 4 anni mancava il calcio a Palagiano, quindi diciamo che da oggi ritorna il calcio che conta a Palagiano. E grazie sì, soprattutto all'amministrazione che ci sostiene in questo progetto e tutte le realtà imprenditoriali del territorio che ci stanno dando una grossa mano. Piero Angelini, Kabir e Abdu. Poi abbiamo Jojo, trequartista, Salvatore D'Aprile, difensore centrale. Mancano Salvatore Gravina, terzino sinistro, e Siani, centrocampista centrale. Va bene, grazie. Ancora un applauso a questi giovanissimi di cui siamo già orgogliosi. Manca anche Dario Gorghini. Va bene. Ah, ecco, ci abbiamo il giovanissimo della squadra che di regola dovrebbe fare gli allievi. Siccome non abbiamo avuto la possibilità di fare gli allievi per mancanza di giocatori, l'abbiamo accodata alla prima squadra. Luca D'Aprile. Un applauso al giovanissimo. Salvatore Pulimeno, consigliere comunale di Palagiano, delegato allo sport, un traguardo certamente sportivo importantissimo aver riportato il calcio a Palagiano, ma un momento di crescita innanzitutto sociale per il territorio, la funzione anche di aggregazione sociale che lo sport e il calcio in modo particolare svolge. Sì, dici bene, noi ci tenevamo tanto a questo risultato che abbiamo raggiunto oggi, che si sta concretizzando. Da 3 anni che stiamo lavorando e avevamo una struttura che abbiamo trovato abbandonata, che era il campo di calcio, lo stadio Marco Stea. Grazie ad alcuni volontari l'abbiamo rimessa su. Gli stessi volontari sono stati anche, diciamo, gli attori di questa nuova società che è nata, la Gioventù Palagiano, e con loro abbiamo avviato un progetto, li abbiamo sostenuti, gli abbiamo dato coraggio soprattutto e gli abbiamo fatto capire che quando vogliono l'amministrazione è al loro fianco, perché il calcio, ma tutto lo sport a Palagiano deve continuare a vivere, a rivivere e ad essere d'esempio per le nuove generazioni. E dico che quest'oggi stiamo mettendo le premesse affinché tutto questo possa concretizzarsi nella nostra città.
Spero di ripetere la stessa emozione della stagione 2008-2009, dove abbiamo vinto il campionato. Spero di ripeterla perché non ho potuto festeggiare quel giorno, perché ero in marina e di guardia. Dopo un grande bellissimo campionato, quindi spero di poter vincere quest'anno con loro. E noi vi auguriamo ovviamente di ripetere questa bellissima esperienza. Le aspettative sicuramente sono delle migliori. Come ogni inizio campionato, ogni dilettante si crede di incominciare nel migliore dei modi. Noi ci stiamo allenando bene, il mister è una persona molto preparata, la società è sempre presente. Io sono uno degli ultimi arrivati e sin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono subito sentito a casa mia. Sicuramente... siamo una squadra molto giovane, sicuramente faremo un buon campionato e sicuramente sarà come ho già citato. Beh, ora siamo con, ho al mio fianco l'allenatore Filippo Antonicelli e il capitano Maurizio Intini, quindi come dire già ci prepariamo così per entrare in campo, abbiamo delle figure, no? Che calcheranno il terreno di gioco. Allora, mister, una soddisfazione certamente per aver riportato il calcio a Palagiano. Ora vi dovrete, come dire, rimboccare le maniche. Che schema di gioco? Oramai tutti siamo CT, tutti siamo allenatori. In che modo disporrete la squadra in campo? Beh, per il momento stiamo valutando bene la squadra, anche perché è da poco che abbiamo iniziato, i ragazzi non si conoscono tutti, quindi stiamo valutando bene insieme con i ragazzi che schema scegliere, nonché accompagnatore secondo la squadra che noi troveremo di fronte. Perché... la rosa di quanti elementi è composta? La rosa è composta da già 26 ragazzi, comunque stiamo aspettando altri 2-3 ragazzi per formare un buon gruppo per affrontare il campionato nei migliori dei modi. Maurizio Intini, e allora il capitano che dovrà guidare il Palagiano. Sì, come ha detto il mister, io lo aiuto molto per quanto riguarda il modulo, per quanto riguarda spronare i ragazzi, perché data la mia esperienza cerco di dare consigli ai ragazzi. Ecco, il bello della diretta proprio, prego il nostro operatore di fare una ripresa, una zoomata, proprio in presa diretta si sta presentando tutto lo staff dirigenziale, tecnico della squadra, un momento importante. Abbiamo rubato l'allenatore e il capitano per qualche secondo e allora ritorniamo dal nostro capitano. Bene, l'età media qual è? Vedo molti giovani. Sì, sicuramente è una squadra molto giovane. Diciamo l'età media si aggira sui 24-25 anni. Ragazzi che molto volenterosi e soprattutto con passione, perché nessuno riceve dei soldi, quindi vengono solo per passione. E perché sono attaccati alla maglia proprio. Che ruolo giochi? In che ruolo giochi? Difensore centrale. Un centrale finalmente di quelli che serve. Oggi con tutti questi schemi io da juventino vedo i terzini che poi diventano centrali. A me piace il centrale classico. L'avete trovato? Sono il centrale classico.